Ancora sangue sulle strade del Vicentino che tornano a registrare un tragico incidente mortale avvenuto intorno alle 15:30 di oggi lungo la strada provinciale Santa Romana nel comune di Nove. A impattare in un violento scontro frontale sono stati un camper in cui viaggiava una coppia di pensionati di Romano d'Ezzelino e una Citroen C3 con al volante una donna vicentina di 65 anni. Ad avere la peggio è stato l'unico uomo tra le persone coinvolte, 71enne, morto sul colpo. Secondo le prime informazioni, le generalità non sono ancora state rese note. Due donne invece sono rimaste ferite e trasportate al San Bassiano. Non sarebbero in pericolo di vita, ma sono in corso in queste ore gli accertamenti, entrambe sotto shock per quanto accaduto. Sul posto, lungo la trafficata strada provinciale 52, sono giunti i sanitari del SUEM, i vigili del fuoco, la polizia stradale, che si è occupata di deviare la viabilità e di ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente.